Avanti! Ciao, ben arrivato! Ciao, ciao. Permesso, avanti, avanti! Permesso. Grazie, grazie tante. Per carità, dovere. Se ha bisogno mi citofoni in portineria, io salgo subito. Grazie. Buonanotte. Grazie Giovanni, lei è molto gentile. Beh, allora non mi dici se ti piace? Molto, molto carino, soprattutto molto originale. Non è stato facile, sai, fare un arredamento nuovo, perché oggi tutti, per sfruttare lo spazio, abusano dell'arredamento tipo nave. Eh già, e tu invece l'hai fatto tipo treno. Sì. Sai che l'ho trovato, effettivamente sembra di stare su un treno, anche molto spazioso. Sono contenta che ti piaccia, perché questo è il nostro trenino dell'amore. È il trenino dell'amore che fa ciuffecciù. È il trenino dell'amore che fa ciuffecciù. È il trenino dell'amore che fa ciuffecciù. Senti, scusa. Io ho un po' di fame. Mi metto qui, cosa c'è da mangiare? Che... Ah, non c'è niente da mangiare. Il servizio ristorante è chiuso. Come il servizio ristorante è chiuso? Ti ho preparato il letto. Ma come il letto? Ma io non voglio mangiare il letto, non mi piace il letto. Ma scusa. Cosa sapevo io che tu non avessi mangiato? Credevo che tu volessi dormire, sono le 2 di notte. Vabbè, certo, se non c'è altro da fare, andrò a dormire. Sì, sì, dai, che divertente. Sul trenino dell'amore che faccio fecciù. Sul trenino dell'amore che faccio fecciù. Senti, scusa, io vado sopra allora. No, vado sopra io. Ma guarda che scomodo. Ma no, mi diverte a me andare sopra. Vabbè. Ah, se vuoi andare in bagno, adesso sì. È libero. Come adesso è libero? Perché c'è dei momenti in cui è occupato. Certo, quando ci vado io è occupato, no? E sul trenino dell'amore che faccio pecciù. Sì, te buona, te buona, sì, tesoro, sì. E il trenino, sì, sì, va bene. E sul trenino dell'amore e che faccio pecciù. Sul trenino dell'amore che faccio pecciù. E sul trenino dell'amore. Ma io dico, non potevi farlo un po' più largo questo bagno? Come uno si muove, sbatte. Ho adottato le stesse misure delle ferrovie dello Stato. Come delle ferrovie dello Stato? Ma che bisogno c'era di adottare le stesse misure? E poi dico anche l'acqua, ne viene fuori un filino appena appena. Ma come sei noioso! Eppure abbiamo viaggiato tanto e non ti sei mai lamentato. Cosa c'entra, dico io? Questo è mica un treno vero, no? Ma sì, è il trenino dell'amore che fa giù, fe giù. È il trenino dell'amore che fa giù, fe giù. È il trenino dell'amore che fa giù, fe giù, fe giù. È il trenino dell'amore che fa giù, fe giù. E sul trenino dell'amore che fa giù, sì, per favore. Come ci stai? Insomma, un po' soffocatino. Sono stata brava, eh? Ho messo tutto come sul vagone letto. Il portabottiglie, il portabicchieri, il portagiornali. Sì, ma non c'è il portacenere. Lo credo, perché questa è una cameretta per non fumatori. Ma io fumo. No, carino, tu non fumi perché c'è scritto anche sul cartello. Va bene, io dormo, eh? Buonanotte. Notte. Oh. Notte. Tutto, tutto! Che è il trenino che dell'amore che fa giù, giù. È il trenino dell'amore. Senti, che fa giù. Sandrina? Io volevo dormire. Sì, e io cantavo per farti addormentare. Dormi, dormi, viaggiatore. Oh, sul trenino dell'amore. Sul trenino dell'amore che fa giù, 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 giù. Signore, biglietto? Biglietto, signore. Ah, il biglietto. Che biglietto, ragione? Biglietto, dove ho messo il biglietto? Io devo avercelo da qualche parte, dove ho messo? Ma no, sono io che devo darle un biglietto, ed è questo. Ah, è lei, Giovanni? Sì. Mi scusi, ma così, al buio, stavo sognando di essere in treno, la divisa. Chi è? Sono io, signora. Ah, Giovanni. C'è un biglietto da parte di sua madre. Ah, sì? Mi sono dimenticato di darglielo prima, ma poi ho pensato che poteva essere urgente. Ha fatto bene, Giovanni, grazie. A che ora vogliono essere svegliati, signori? Alle 6. Alle 6, benissimo. Buonanotte, signora. Notte, buonanotte, Giovanni, signora. Notte. Ma perché la sveglia alle 6? Dico, sono le 2 di notte. Perché ci dobbiamo svegliare alle 6? Perché ti vorrai svegliare un'ora prima dell'arrivo, no? Ma perché arriviamo alle 7? No, arriva la mia mamma da Milano. Dobbiamo andarla a prendere alla stazione. Figurati se quella non arrivava. Ma io dico, poi non ne posso più di sentire parlare di treni, di arrivi, di partenze, di stazioni. Io sono ossessionato già a questo arredamento a me. Ma se prima ti piaceva. E invece adesso mi dà fastidio, guarda un po', mi dà fastidio questo arredamento. Ma sei il trenino dell'amore. E il trenino dell'amore mi fa schifo. No, il trenino lo faccio fecciù. E questo arredamento è cretino, eh. E io mi sento soffocare sotto, tutto così. Io mi sento soffocare, io ho bisogno d'aria.
ho bisogno d'aria io. Io ho bisogno. Ma che è questa cosa?